Guattai a tutti ciò ormai, benvenuti da Giochirina in questa nuovissima reaction. Ok ragazzi, ho visto che la reaction sulle fatalis di... Ok ragazzi, ho visto che la reaction sulle fatalities di Mortal Kombat 11 è andata davvero benissimo. Siete stati tutti davvero molto entusiasti comunque dell'idea del video. Penso che più che altro riguardasse quel video, perché la reaction a quelle fatalities, ragazzi, cioè, oh wow, vabbè, lasciamo perdere. Quest'oggi ci spostiamo su qualcosa di un pochino più triste, per cui sapete benissimo quanto Giocherina sia emotiva, ragazzi, e reagisca in maniera forse pure eccessiva, non lo so, questo lo dice la gente, alle cose tristi, per cui io piango con estrema facilità. E il titolo di questo video sembrerebbe appunto promettere che una volta guardato il video, insomma, le lacrime arriveranno copiose. Cioè qua c'è scritto proprio testualmente: "You will cry after watching", per cui piangerai dopo averlo visto. Senti, titola The Orphanage, per cui dovrebbe essere tipo l'orfanotrofio, quindi già l'ambientazione, ragazzi, cioè proprio direi che promette proprio bene. Il video dura poco, dura 3 minuti e 50, e ce ne saranno tante di reaction, ragazzi, a cose tristi. Ovviamente ci saranno reaction comunque di tutti i tipi, però di video emozionali ed emotivi e commoventi, ragazzi, ce ne stanno tipo wow, c'è una tipo una infinità, è una cosa veramente assurda. Per cui non perdiamo più tempo e andiamo a guardare questo video. Che si chiama Anya più che altro. Non so perché c'è uno scritto The Orphanage. Ok. Siamo in Russia, ovviamente c'è la neve, farò freddo boia, ci saranno tipo meno 50 gradi. Ok, ecco perché. Ah, non c'è sta l'anima. Ok, non cominciamo già. Non cominciamo già a commuoverci, perché sennò qua è la fine, direi. Oh, piccoletta. Oh! Oh, ma che carino che è! Chissà che cosa avrà detto. Anche a parte che sto posto lo fanno vedere enorme, ragazzi. C'è solo sta povera bambina qua dentro. Oh, gli sta facendo vedere tutte le sue cose. Ma che tenera. Allora c'è qualcun altro qua dentro. Che sta imparando a scrivere, a leggere, a fare di conto. Madonna, ma quanti anni sono passati, dai. Ah.
proprio tranciato così di netto. Allora, fermi tutti. Il titolo, cioè, è un po' ingannevole, perché è vero, è emotivo, però cioè da qui a dire piangerai alla fine, cioè bellissimo il video, è l'idea del video comunque, che lei alla fine un giorno è riuscita ad andare via da sto benedetto orfanotrofio, comunque c'è cresciuta dentro, comunque evidentemente è cresciuta senza l'affetto di genitori e nonostante questo comunque un giorno è diventata mamma e una mamma amorevole, per cui non è detto che magari un passato che sia in assenza comunque di amore e cose del genere condizioni per forza la personalità di una persona e quindi la renda di conseguenza cattiva e senza amore. Io ci ho visto questo, per cui molto molto carino, però cioè giocherina ragazzi che piange per nulla, non ha pianto, cioè vedete delle lacrime sul mio viso che scendono dai miei occhi? No, io non le vedo, questo video è stato, no, dire che è stata una delusione no, perché ripeto il video di per sé è molto carino, però non era emozionante come il titolo prometteva, piangerai dopo averlo visto, no, giocherina che piange per nulla non ha pianto dopo questo video, ok. Ragazzi, io direi di guardarne un altro che duri poco, perché cioè io non dico che voglio piangere per forza, ma che magari cioè qualcosa sia in grado un attimo di farmi emozionare davvero, per cui guardiamo questo ragazzi che si chiama Aurora, addirittura dice award winning, per cui deve aver vinto anche un premio e vediamo insomma. Dura 3 minuti e 40 anche questo. Ci esce la pubblicità. Ok, siamo su una strada. Perfetto. Oh, c'è sempre una bambina col suo dolce peluche. Sarà il tema tipo di questo video, può essere. Oh. Guarda avanti, figlio mio. Ecco. Ah! Quando ci mettono di mezzo i genitori! Questa deve essere una metafora, suppongo. Cioè, è un... Ok. Sì, è un... cioè come se lui stesse combattendo per salvare la sua bambina. Caspiterina. No, dai. Ah! Ok. Ok. Oh. Ah, che palle, vabbè. Oddio. Ok. Alla fine ci siete riusciti. Maledizione, ok. Vabbè, è quello che stavo a cercare giustamente. Va a cagare, ma dai. Che palle, che palle. Ebbene sì. Alla fine ci siamo riusciti ragazzi a piangere in questo video. Ah!
Allora, io ragazzi, sinceramente, di questi video qua, diciamo tipo questi a cui fare le reaction, cioè questi video emotivi eccetera, preferisco di gran lunga i video in cui non si parla, cioè in cui i personaggi non parlano. Perché? Perché se il video poi riesce ad emozionarmi, ragazzi, senza che venga detta una sola parola, significa che il video è fatto veramente, veramente bene. E quindi in questo caso, per esempio, è fatto veramente bene, perché insomma, già solo quello che succede e il significato alla fine vogliono dire tutto, ecco. Per cui ci siamo riusciti a versare delle lacrime in questa reaction. Vabbè, era quello che stavo cercando alla fine. Però bello, bellino davvero, tristissimo come la merda, ma bellino davvero, anche visivamente parlando, davvero molto molto bello. Nulla da togliere al primo video che abbiamo tolto, ragazzi, però il significato di fondo di per sé, cioè, è una cosa tristissima, per cui è ovvio che scatena lacrime. Per cui penso che sia più difficile, ragazzi, piangere emotivamente per cose positive, non so se riuscite a seguire quello che sto dicendo, che ovviamente piangere per una cosa triste. Cioè, piangere per una cosa triste è facilissimo, nel senso che dici: oddio, sta cosa quant'è triste, le lacrime scendono giù a fiotti. Invece vedere appunto una cosa che va positivamente parlando e quindi che è in grado di emozionarti, di darti una gioia così grande da farti piangere, è difficile. Per cui magari in una delle prossime reaction, ragazzi, troveremo un video in grado di emozionarci e farci piangere, però positivamente parlando. Per cui se conoscete voi, ragazzi, dei video, io preferisco video animati sinceramente, perché sapete che a me l'animazione piace da impazzire, se conoscete qualche appunto video animato emotivamente parlando forte, mi raccomando, sia negativamente che positivamente, perché ovviamente li guarderemo tutti, mi raccomando, consigliatemeli qua sotto in commento. Io spero che questo video vi sia piaciuto, grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!